Namaste amico, benvenuto o bentornato a questa nuova puntata del corso di meditazione e mindfulness online. Ovviamente facendo parte di un percorso, un tragitto di crescita, qualora non l'avessi fatto, ti pregherei di iniziare dal video numero 1 e poi seguire tutti gli altri per dare un filo logico al ragionamento. Grazie. Innanzitutto volevo chiederti se avessi seguito i miei semplici consigli. Hai iniziato ad allungarmi una mano? Ossigenandoti e rallentando il tuo ritmo e ascoltando la mia meditazione guidata di primo livello? Se la risposta è sì, ti ringrazio dal profondo del mio cuore, per la fiducia ovviamente, ma se la risposta è no, sono certo che dopo il video di oggi, o pian piano come vale per la meditazione, riuscirò a scardinare le tue errate convinzioni e a condurti sulla strada della consapevolezza. Come hai potuto constatare, non abbiamo ancora parlato di meditazione e mindfulness, perché esercitarli, quali sono i loro benefici, i luoghi comuni, ma mi sono focalizzato sulla filosofia della consapevolezza perché in pochissimi spiegano che essa potrebbe essere incentivata anche senza meditare. Hai sentito proprio bene, per esercitare la consapevolezza, la mindfulness, non è obbligatorio meditare, anche perché è apparentemente una pratica semplicissima nella quale devi chiudere gli occhi e riuscire a non pensare a nulla, ma ahimè non tutti vi riescono. Anche per questo ti sfido ad iniziare precocemente per tastare in prima persona ciò che sto asserendo, per constatare che tu abbia la necessaria determinazione per voler cambiare te stesso e sarei curioso di conoscere la tua esperienza tramite un breve commento a questo video qui in basso. Dicevo che per iniziare un percorso di coscienza non devi per forza sederti in posizione o praticare una tecnica, ma basterebbe iniziare a riportare consapevolmente la tua mente errante, quella che i buddhisti chiamano la scimmia infuriata nella tua testa, al momento presente, alla calma, e starai già sviluppando una prima forma di consapevolezza. Potresti iniziare attivamente osservando, non semplicemente guardando, ma osservando, perché vi è un'enorme differenza tra i due termini. Osservare, dicevo, la vita quotidiana attraverso i tuoi sensi, come attraverso ad esempio il gusto, assaporando con attenzione un qualcosa, chiudendo gli occhi o bendandovi vicendevolmente, focalizzandosi sul cibo, prendendo il tempo necessario per godertelo senza alcuna distrazione. O attraverso l'udito, ascoltando i rumori della natura mentre passeggi. Oppure la vista, ammirando il miracolo dell'alba, del tramonto e apprezzarli. Oppure emotivamente percepire quanto sei felice dopo aver abbracciato tuo figlio, il tuo partner, tua mamma o qualsiasi altro tuo caro. Ma oltre a questo, una cosa importantissima, un vero cardine della consapevolezza, è quella di fare con calma una cosa per volta, con calma una cosa per volta, ovunque tu sia, al lavoro, a casa, immergendoti completamente in una sola attività per volta, senza distrazioni o interruzioni. Anche questo è essere consapevoli. Per questo ti ho già consigliato di rallentare e prestare estrema attenzione a ciò che fai. Non farti accelerare mai da nessuno. Ascolta i segnali del tuo corpo, usa tutti i sensi il più possibile, aumenta le percezioni, anche se sei in un ambiente che conosci bene. Accetta te stesso senza critiche o giudizi. Concentrati, focalizzati sul tuo respiro, specie quando cammini o ascolti musica. Ovviamente anche in questo video vorrei presentarmi sinteticamente. Sono Tonino Corriere, creatore dei portali investosudime.com, autore bestseller Amazon e Audible, con diversi percorsi di crescita personale e finanziaria, unici, facili, veloci e garantiti, che aiutano mensilmente centinaia di insoddisfatti a direzionare la propria trasformazione per pretendere qualcosa in più dalla vita per sé e per i propri cari. È importante praticare la consapevolezza anche nelle tue relazioni interpersonali. Quando ascolti qualcuno che ami, puoi praticare l'ascolto attivo. Non affrettarti a giudicare, ma pensa
e usa l'empatia per capire il suo punto di vista e non perderti in altre attività o pensieri mentre l'altra persona parla. Quindi hai compreso come poter iniziare un percorso inteso alla consapevolezza anche senza meditazione? Essa, la consapevolezza, è in tutto ciò che facciamo quotidianamente, solo che al momento forse non te ne accorgi. Iniziare è solo una tua scelta. Se poi ti piacerebbe inserire il turbo, segui quotidianamente le nostre lezioni guidate, che sono di diversi livelli, come hai potuto vedere, su tutti i nostri canali e nelle specifiche di questo video qui in basso. Meditazione e mindfulness, come vedremo, sono fondamentalmente due pratiche diverse che però possono essere effettuate insieme per completarsi a vicenda. Sono due meravigliosi strumenti che abbiamo sempre a disposizione per, attenzione a questa definizione, per trivellare nella nostra mente, per avvicinarci così al nostro io profondo. Te la voglio ripetere, trivellare la nostra mente per avvicinarsi così al nostro io profondo. Fermo restando l'esercizio di respirazione e ossigenazione in natura, il rallentare ed il focalizzarsi necessariamente su una cosa alla volta, ti introduco ora ad una nuova ed efficace attività globale tramite la pratica settimanale di esplorazione consapevole, che grazie ai tuoi primi 60 minuti di consapevolezza ti condurranno in un percorso di trasformazione effettiva molto vicina a quella che è stata la mia. Questo esercizio ti aiuterà a disabituarti dalle pratiche mattutine tossiche, uscire dalla modalità pilota automatico e dal multitasking tecnologico e consolidare la motivazione a voler continuare. Cosa dovrai fare? Io direi più facilmente che ci sono cose che non dovrai fare. Infatti, da domani, ogni mattina, dovrai evitare le seguenti attività in quella che Robin Sharma chiama Golden Hour, cioè la famosa ora d'oro, da dedicare esclusivamente solo a noi stessi, nella pace totale, mentre tutti gli altri dormono ancora. Quindi, anticipando la tua sveglia di 60 minuti, ti pregherei di non utilizzare il cellulare, lasciandolo semplicemente sul comodino o in altra stanza. Per quanto riguarda l'ora e le sveglie, usa l'orologio elettronico, che ti sarà basilare anche per iniziare il corso di biohacking. Non accendere altri devices o il computer. Non accendere altri dispersori di tempo e di focus come la radio, la televisione, eccetera. Ti chiedo per una sola settimana, in questi 60 minuti, ti chiedo di notare tutte le volte che ti viene l'istinto di utilizzare questi defocalizzatori di tempo. E ora ti prego di fare attenzione. Ti chiedo solo di dover uscire per fare una camminata, o qualora non potessi, affacciarti al balcone o alla finestra e sentire solo cosa provi. Guardati intorno, presta attenzione consapevolmente a ciò che stai facendo. Ammira l'ambiente in cui vivi, la luce, la vita, tutto. Se come me hai la fortuna di poter uscire all'esterno, non guardare, ma osserva ciò che ti circonda. Come se fosse la prima volta. Osserva la natura, le persone, le loro espressioni, i colori, i rumori, gli odori in perfetto silenzio. Attiva tutti i tuoi sensi. Cosa provi? Al termine dei 60 minuti, appena potrai, dovrai compilare quello che chiamo diario della consapevolezza, rispondendo ad alcune domande guida e annotando le tue osservazioni libere. Ripetite l'esercizio per tutti i 7 giorni e scoprirai cose che avevi dimenticato. Se non lo farai, non capirai la progressione delle tue percezioni, della tua trasformazione. Se non lo farai, rimarrai il solito bruco di sempre e non potrai ambire a trasformarti in un qualcosa di diverso, di migliore. Quindi, come dovrai compilare il diario di consapevolezza? Prendi il tuo block notes e scrivi le frasi che sto per leggerti, lasciando 7 righe per ogni domanda, per coprire appunto l'intera settimana. Se fatto bene, in maniera disciplinata e seria,
Questo esercizio ti darà delle letture incredibili che non avresti mai pensato avere da una pratica del genere, che ambisce più a togliere che a dare. Allora, sei pronto ai tuoi primi 60 minuti di consapevolezza ad iniziare la tua mattina? Carta e penna e scriviti le 5 domande a cui dovrai rispondere in sequenza. 1. Cosa hai osservato di nuovo e ti ha stupito e cosa hai provato? 2. Ti senti a disagio o frustrato? 3. Quanto ti sono mancate quelle maledette notifiche e i tuoi devices? 4. È cambiato qualcosa rispetto a ieri? Provi sensazioni differenti? 5. Pensi di apportare qualche cambiamento alla tua routine del mattino? Con una settimana di autotest ti farò comprendere la grande differenza tra modalità del fare e la modalità dell'essere. La prima ci trasporta lontanissimi dal nostro vero essere consapevole. Per questo la mindfulness sarà la porta che ci permetterà di passare tra le modalità grazie all'attenzione e alla consapevolezza. Devi capire che il fare nasce dal dover essere e non viceversa. Praticando la mindfulness decideremo consapevolmente di cambiare strada, uscendo dalla trappola della modalità del fare e scegliendo la libertà che ci regala la modalità dell'essere. Solo così potrai imparare a riconoscere momento dopo momento. La mindfulness non è una qualità straordinaria, ma ordinaria, da imparare come abitudine naturale, universale, immediatamente disponibile per ogni essere umano. Attenzione, non dovrai fare qualcosa in più, ma decelerare e fare qualcosa in meno, eliminando cose come abitudini nocive, il giudizio, il confronto, le notifiche e le preoccupazioni inutili. Tutto si evolve, prendi per mano le redini della tua vita, iniziando a meditare oggi stesso. Dalla prossima lezione entreremo nel vivo della meditazione, ma vorrei lasciarti con un altro regalo che potrai iniziare ad utilizzare dopo la prima settimana di conoscenza di te stesso, la mia Golden Hour. Ecco come ti consiglio di frazionare in maniera evoluta questa breve ora di tranquillità tutta tua per una crescita molto veloce. Io personalmente distinguo tre parti della Golden Hour in 20 minuti ognuno. 1. Effettuo meditazione di secondo livello, il Vipassana, e la visualizzazione. Una dopo l'altra e ambo tali file li troverai cliccabili alla fine del video. 2. Effettuo una sessione di ginnastica a corpo libero con app dedicata e plank, sempre con video qui di seguito. 3. Lettura, ascolto o visione di video di crescita personale. Tutto insieme o come mi sento nella giornata. E alla fine di questo momento di crescita terminerai il tutto grazie alle endorfine che circolano nel tuo sangue, alla pianificazione attiva in agenda della giornata successiva o tutto ciò che vuoi programmare. Ricorda che solo così potrai partire di slancio e con tantissime energie. Non svegliarsi come finora hai fatto, come uno zombie mediatico dipendente dal tuo cellulare e con le tue abitudini tossiche. Ovviamente non dimenticare ciò che hai imparato finora, che ti riassumo oltre alla Golden Hour. Mentre andrai in ufficio, continuerai ad ascoltare audiolibri evolutivi. Nei trasferimenti a piedi, ti consiglio di usare il metronomo e fai esercizi di respirazione, magari in natura. Ti prego, impara ad accelerare e non ad accelerare. Fai una cosa per volta, calma. E vedrai che sentirai sempre più frequentemente che ti stai avvicinando alla consapevolezza, sia durante la meditazione che in tutte le attività, e inizierai a percepire una sensazione di enorme benessere che darà un nuovo senso alla tua vita e forse finalmente ci ringrazierai per i nostri suggerimenti. Per questo ti faccio un grande abbraccio da Tony, ti auguro work hard e smart, cioè di lavorare duro e in maniera intelligente. Ci vediamo al prossimo video per la tua evoluzione da bruca a farfalla, per la tua pace e serenità. Namaste.